Bella a tutti ragazzi, qui è Panzo98 e oggi siamo in un video sfogo sulla partita Milan-Cagliari. Allora, il Milan ha vinto all'ultimo, all'88esimo, grazie a Bacca, ma soprattutto grazie alla Padula, perché da terra gli ha fatto un assist e Bacca non poteva sbagliare. Ma mi chiedo come si fa, cioè 80 minuti dove il Cagliari... Cioè, il Milan non ha fatto in pratica niente, tranne due trazioni, sì, ok, però... Cioè, molto meno di quello che mi aspettavo io dopo la vittoria di Doha. Che poi, diciamoci, Bacca non ha fatto niente per 80 minuti. All'improvviso ho detto, tac, voglio far gol. In realtà non è che gli è capitato così il gol, perché la Padula da terra l'ha toccata e lui non poteva sbagliare, perché se la sbagliava... Madonna, quante... Cioè... Vale 30 milioni? 14 in meno ne valeva, perché giuro, cioè in una partita anche così importante, dopo le vittorie sofferte anche quelle di Roma, Lazio, Inter e Napoli, doveva vincere per forza anche il Milan. Però comunque, siamo sinceri, complimenti al Cagliari, che non me l'aspettavo, però ha fatto 27 gol come il Milan, cioè 27 gol il Cagliari. E poi io pensavo che fosse tra le prime 5, ma tra le ultime 5 invece è tipo a metà classifica. E le ultime sono Crotone 9, Pescara 9, Empoli, Palermo e Sassuolo, e poi il Cagliari ha due posizioni sopra del Sassuolo. Cioè, guardate, Pescara, Crotone, Palermo, Empoli, poi... Yeah. Ho fatto stare zitta la tavola perché mi stavo facendo la televisione, perché mi stavo facendo la testa così non la potevo più. Intanto, come vi ho già detto, Pescara 9, Crotone 9, Palermo 10, Empoli 17, poi non so se si vede... Sassuolo 18, Bologna 23, Bologna 20 e Cagliari 23 insieme a Sampdoria e Genoa. Cioè, io non me l'aspettavo proprio, perché pensavo fosse insieme a Pescara, Crotone e Palermo, lì in quella zona. Ma no, proprio invece è a metà classifica. E con il pareggio sarebbe andato, sarebbe andato esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12esimo. Invece ora è... 13esimo pari merito. Comunque non è che ogni partita ora deve far così il Milan, perché ok, ora c'è il Cagliari, però dalla prossima partita c'è il Torino, poi Napoli, ok, Pescara, poi però il calendario si fa sempre più complicato, o più facile, dipende da come sta Bacca, da come sta la Padula e da come sta l'allenatore. Infatti entra la Padula, si sblocca Bacca. Il bello è che prima c'era un astio tra la Padula e Bacca, ora così magicamente c'è feeling. Dovrebbe provarlo, giuro, dovrebbe provarlo di più Montella, la Padula e Bacca. Però Montella c'è zecca sempre, perché ha fatto un 4-2-4, ha messo Niang a sinistra, Bacca e la Padula punte centrali e Suso a destra, con Bertolacci e Locatelli a centrocampo, e ha funzionato questo modulo da 4. Quindi se dovesse essere sempre così, spero Dio no, riproponilo Montella, tanto sì, perché Montella guarda i miei video, certo, sì, non ho nient'altro da fare che guardare i miei video, eh. Comunque spero che la prossima partita sia in Coppa Italia, sia in campionato, perché ci sono due partite contro il Torino di fila. Prima Coppa Italia e poi campionato. Spero che la partita sia di Coppa Italia sia di campionato col Torino, non, soprattutto quella in campionato, non sia come quella d'andata. Però un po' lo spero, per l'altro po' non lo spero, perché sì che ha fatto 3 gol e Bacca li ha fatti. Però... era sul 3-1, cioè era sul 3-0, Baselli è entrato, 3-1, 3-2, no, 3-1 di Belotti, 3-2 di Baselli, e poi stava per fare il 3-3 al 90esimo, perché Paletto ovviamente fa fallo in area di rigore al 90esimo, espulso Paletto pure, saltato la partita contro il Torino, vabbè, siamo in Italia, ecco anche perché, contro il Napoli, scusate, ecco perché pure ha perso contro il Napoli, però vabbè. E meno male che c'era Donnarumma che ha salvato la porta. Meno male, perché io ero allo stadio e tipo ce ne stavamo andando, io e mio fratello. E tipo ho detto, quando ha fatto il 3-2,
Torino ha detto, ok, è una partita falsata. Infatti, cioè, se avesse segnato i rigori Belotti, giuro che starei qui a dire che Milan-Torino è stata una partita falsata. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto lasciate like, anzi lasciate dislike, se vi è piaciuto lasciate like, ovviamente, e un commento. Vi chiedo di commentare, condividere il video sui social, come volete. E che mi sono dimenticato, commentare, iscriversi, soprattutto iscriversi. A proposito, ricomincerò a fare i video più spesso, quindi aggiornatevi. E sì, vi aggiornerò io quando ci sarà la live, quindi non, cioè, siate pronti, perché sarà a breve. Ciao!